Allora, adesso io chiamo qui sul nostro podio Ermanno Grassi, che è il direttore generale, di Itas Assicurazioni e Itas Mutua, credo la più vecchia, o tra le più vecchie assicurazioni d'Italia. Eccolo qui. Ci siamo incontrati più volte anche. Buonasera, come va? Ciao. Eccolo. Sì, grazie. Più anziana, diciamo. Fra 5 anni compiamo 2 secoli. Ecco. Quindi ben volentieri siamo qui, anzi grazie dell'invito. Siamo qui a partecipare invece alla commemorazione, quindi un momento anche di festeggiamento importante di 40 anni, che è un traguardo davvero importante. Grazie dell'invito perché vi posso dire da occhio esterno che quello che respiro è un grandissimo senso di appartenenza e di squadra. Vi ho conosciuto, credo, la prima volta una decina d'anni fa. Abbiamo fatto insieme a voi, al vostro presidente Righi, come dire, 10 anni insieme, quindi un quarto del vostro percorso. E in questi 10 anni ci siamo confrontati e questo è un altro momento dove io mi arricchisco davvero di contatto, di conoscenza e anche. È giusto un po' di effervescenza, insomma, negli scambi dialettici. In questi 10 anni credo che abbiamo riflettuto insieme su una serie di evoluzioni importanti che riguardano di fatto un po', tutto il comparto italiano e spinti da eventi evidentemente esogeni, quindi i mercati oggi sono diversi rispetto a prima. E in questi 10 anni abbiamo anche seminato qualche progetto. Non solo siamo partner vostri assicurativi, ma abbiamo cercato di costruire qualcosa insieme, che poi si è trasferito in un qualcosa che probabilmente il vostro presidente Righi ha visto con molto anticipo rispetto a quello poi che invece si è voluto fino ad oggi, ma crediamo che arriverà domani, e cioè Serf ed Assicurazioni. Un progetto che di fatto nasce da una logica. Qui sento parlare oggi di professionalità, di riflessione sulla professione, ho visto quanto investite su di voi in questo senso e l'arricchimento probabilmente della vostra professione passa anche da un completamento del servizio, questo è il nocciolo del tema, e riguarda voi ma riguarda anche assicurazioni. Il servizio verso coloro che oggi non cercano più probabilmente attraverso di voi soltanto di acquistare, vendere o affittare, ma cercano risposte e soluzioni a tutto tondo rispetto al tema del bene della casa. E quindi arricchire questo anche attraverso, sentivo parlare di eventi catastrofali, di terremoto. Allora, perché no dei progetti comuni legati al ruolo sociale vostro anche in questo senso? Evolvere la cultura assicurativa anche di chi poi acquista casa, quindi degli italiani, spingendoli o avvicinandoli al tema della prevenzione. Questo forse aiuterebbe anche poi nel tempo a migliorare tutta una serie di condizioni economiche complessive. Quindi se in questi 10 anni abbiamo seminato, io intanto voglio complimentarvi con voi per il traguardo raggiunto, ecco, i prossimi 10 o meglio 40 sarebbe bello vedere ricevere i frutti di questo investimento comune. Chiudo con uno slancio a questo punto di prospettiva, voi oggi parlate di futuro, io credo che per voi, ma vale un po' per tutte le professioni, la dimensione professionale del servizio sia fondamentale e debba restare al centro di quelli che sono qualsiasi slancio evolutivo rispetto al futuro. Tenendo conto che questo probabilmente è la responsabilità sociale di chi fa impresa e chi gestisce azienda. Complimenti e auguri a questo punto, non vedo l'ora di festeggiare. Dottor Grassi, le chiedo ancora una cosa perché questa forse è interessante, gli addetti ai lavori lo sanno, insomma molti arrivano dall'estero e comprano i campioni italiani, voi avete fatto shopping invece in Gran Bretagna, mi pare, o no? Ah sì, beh, questo Eh siamo beh, fieri, insomma. no, no. Allora, diciamo che in 2 secoli siamo riusciti a costruire valore e quindi ricchezza. La caratteristica poi nostra è quella di essere mutua tutt'oggi, quindi la ricchezza viene reinvestita. E un paio d'anni fa abbiamo deciso a questo punto di dare una svolta alla nostra storia e quindi abbiamo acquisito una compagnia di primo ordine da Londra, Royal Sun Alliance. Oggi, grazie a questa acquisizione, siamo a 11 mesi data dall'integrazione, siamo l'ottavo gruppo italiano Ramidani, abbiamo ormai superato i 5.000 professionisti che operano sul territorio, 700 uffici in tutta Italia e quindi la prospettiva nostra a questo punto, la filosofia portante, è un tema che toccherete, ho visto molto bene oggi. Noi crediamo che il servizio assicurativo come il vostro vada intermediato. È chiaro che l'intermediario deve evolversi in termini tecnologici, quindi
quindi deve essere più professionale, più preparato e non dimenticare i nuovi strumenti, ma vada intermediato. Grazie. Grazie e complimenti a ITAS. Grazie. Grazie. Allora,